abbiamo un altro bel collegamento. Accogliamo, eccoci, eccoci col citofono. Accogliamo con noi il senatore Stefano Pedica, candidato alla Camera del Lazio Centro Democratico, che è il movimento guidato da Tabacci. Pedica, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ben ritrovato sulle frequenze di Radio S, l'abbiamo ascoltata spesso. E allora, tanti temi di cui trattare. Innanzitutto le volevo chiedere un commento sulle distanze che sembrano ampliarsi tra Monti e Bersani. Si era parlato insomma di un'intesa sempre più vicina, paventata anche un inciuccio dal centrodestra, invece adesso insomma le distanze sembrano reali, anche perché per quanto riguarda appunto l'invito a votare Ambrosoli, invito a Monti da parte anche di Bersani a votare Ambrosoli, insomma sembra che questo invito non verrà raccolto poi da Scelta Civica. Cosa ne pensi? Certo, ognuno prende le distanze naturalmente per parlare al proprio elettorato. Bisogna vedere poi alla fine dei fatti che cosa riuscirà a fare appunto Monti. Io l'ho sfidato più volte a parlare nelle piazze di quello che ha fatto, a parlare con la gente, a quella gente che guadagna 1200 euro al mese, si è vista anche pagare l'IMU e tante altre tasse per avere una speranza di rilancio del nostro paese. Così non è stato. Un Presidente del Consiglio che ha chiesto solo tasse senza dare una speranza su un posto di lavoro o su rilanciare l'economia, insomma è un po' difficile stare nelle piazze. Io continuo ad andare nelle piazze, ma non trovo appunto né il Presidente del Consiglio né alcuni candidati, perciò la sfida è lunga, bisogna vedere come uscirà fuori dalle urne appunto questo risultato e spero appunto che la gente capisca chi è che vota. Va detto Presidente del Consiglio, ma di un governo tecnico, quindi comunque doveva passare per il Parlamento ogni qualvolta, insomma, non aveva diciamo una sua maggioranza, una maggioranza costruita sulle elezioni, ma la sua maggioranza era poi stata diciamo sancita dal fatto di essere stato messo lì, quindi comunque poi doveva sempre passare per il Parlamento, e tant'è vero che tante volte non è passato proprio Monti. E per quanto riguarda invece l'alleanza, le chiedo, quindi ci crede? Lei ha detto bisognerà vedere quello che accadrà alla fine, ci crede all'alleanza tra il Partito Democratico e Monti oppure no? E poi un'altra domanda che vorrei farle è: secondo lei è giusto che gli accordi vengano fatti dopo? Cioè, perché si parla appunto di un'alleanza Monti-Bersani dopo le elezioni, insomma anche staremo a vedere i risultati, se servirà una scelta di comodo magari si arriverà appunto a questo accordo, ma è giusto che un elettore vada a votare qualcuno e che poi questo si accordi con qualcun altro che magari non aveva la sua preferenza? Ma guardi, io sono pienamente d'accordo anche con l'elettorato che chiede serietà e trasparenza. Io non sono per l'accordo dopo, è ovvio che chi fa un accordo dopo, cioè dopo le elezioni, deve leggere il programma che noi abbiamo firmato e sottoscritto. Parlo del Partito Democratico, di Sinistra e Libertà e di Centro Democratico. Okay. Abbiamo firmato una lettera di intenti, abbiamo firmato appunto un programma e quel programma è la base nazionale per governare 5 anni. Perciò chi vuole fare un accordo deve sottoscrivere quel programma, non presentare il proprio. Di certo appunto io preferisco andare a governare con i 3 partiti che rappresentano per il bene comune, cioè questa coalizione che ci sta vedendo scendere in campo proprio per cambiare l'Italia, per non fare nessun tipo di inciucio. Se non raggiungeremo la maggioranza, e allora bisognerà fare un tempo di governo istituzionale e anche un governo appunto che ridia al cittadino la possibilità di votare il candidato, e perciò riforma elettorale, riforma istituzionale, e immediatamente bisogna tornare con le idee chiare al voto. Se, ecco, mi auguro che non sia così, se ci fosse appunto un pareggio, perché tanti sciacalli speculeranno su quel pareggio, sì, e già l'abbiamo subito con Prodi, immaginiamo adesso. Ah, uno scenario che quello che lei poi ci ha esposto, uno scenario che viene visto come possibile, se non probabile, da moltissimi anche analisti della politica e invece da parte dell'elettore, da parte di chi ne capisce meno, come posso essere io, ci si chiede come mai invece la riforma della legge elettorale non ci sia stata proprio in questo momento di governo tecnico, insomma perché non si hanno appunto le idee chiare su come approcciare poi al voto, oppure se questo in realtà poi convenga
alla, a quella classe appunto che è la politica. Guardi, sembra sempre più distaccata poi, non lei sicuramente, che anche sul territorio, e dopo le chiederò proprio del territorio, ma insomma per quanto riguarda i pezzi grossi, quelli pezzi da 90, e non solo glielo dico io ma glielo conferma, mi perdoni se mi sto dilungando, glielo conferma anche il fatto, come diceva lei è andato in piazza, sempre meno invece dei pezzi grossi si presentano in piazza, solo Grillo, diciamo, poi dei grandi è andato dalla gente, gli altri si sono fermati, come scrivono anche oggi i giornali, alla radio fino anche alla televisione. Sì, ma infatti è così anche il fatto che in questa legislatura si è parlato molto della riforma elettorale, ci si era impegnati tutti quanti insieme a cambiare questa riforma elettorale, e si era ad un passo almeno per dare quella forma diversa, cioè noi abbiamo detto ripartiamo comunque dal Mattarellum, cioè da quella posizione che copre almeno piccoli collegi dove il parlamentare deve curare tutto quel segmento che ha a livello di elettorato. Non è stato così, i partiti maggiori ovviamente, perché senza i due partiti maggiori appunto è franata questa possibilità di cambio della legge elettorale, proprio per quello non c'è stato. Ora bisogna appunto capire se questa legge, che è la terza volta che sta in piedi e che ha dato due volte la ingovernabilità, perché anche se prendi 100 parlamentari in più, come abbiamo visto con Berlusconi, poi alla fine rendi governabile, perché se uno si sfida eccetera. Bisogna fare qualche altra cosa, bisogna ritornare a quel passato che restituisce la volontà agli elettori di dire se quella persona sta in piazza e ritorno alla sua... Come si fa però, mi perdo, come si fa? Ma se non lo fate voi, ma chi lo fa? Cioè voi, io... Io lei mi conosce. Sì, assolutamente. L'ho fatto, cioè l'ho combattuto per dire dobbiamo andare avanti, perché questo sistema elettorale purtroppo ci può portare ad un pareggio al Senato, perché è una riforma con due leggi elettorali diverse, perché alla Regione Lazio ogni 3% della regione, perciò è regionale, non è nazionale, fa eleggere un senatore. Invece a livello nazionale c'è quello della Camera, cioè devi prendere un X percentuale per far scattare il parlamentare. Ecco, questa cosa che l'elettore non lo sa, cioè mette una X sulla regione, per il Senato, fa eleggere appunto determinati partiti che può darsi che siano influenti in caso di pareggio e altre cose del genere. Bisogna dare una legge elettorale nuova. Bisogna dare una legge elettorale che dia stabilità, e quella stabilità noi la stiamo cercando. C'è chi ha fatto lo sciopero della fame, mi riferisco a Giachetti, poi mi sembra di aver capito che è stato anche penalizzato per farla. Cioè, immaginiamo lo sconcerto di questo. Cioè, invece uno di restituire chiarezza al paese viene anche penalizzato. Cioè, noi siamo appunto con i cittadini in mezzo alle piazze. Io oggi sono alle case popolari di Frosinone, sto facendo appunto queste iniziative, ma più di questo poi non possiamo fare. Se c'è un Parlamento sordo, dei partiti che vogliono restare arroccati, ebbene noi dobbiamo cambiarli. Ecco perché dobbiamo andare al voto con le idee chiare, dobbiamo andare al voto per restituire al paese quella voglia di governare e risolvere i problemi reali, che non si sono mai svolti in questi 5 anni di governo. Io li definisco 4+1. No, io le parlo con lei, perché comunque lei è dentro, non ovviamente mi sfogo più che altro con lei, e sono le stesse poi magari istanze che vorrebbero fare i cittadini comuni, perché comunque io non so se per convenienza, quindi per spirito di attaccamento alla poltrona, oppure semplicemente per lentezza, ecco, quello che sembra è una classe politica piuttosto lenta, non so, sarà molto macchinosa, insomma quest'anno è così appunto, nel senso quest'anno serviva magari una maggiore unione, nel senso che davvero sembra che non c'è nessuno che pensi che metta al primo posto il bene del paese, ecco, e questa è la cosa che maggiormente poi ci addolora, e la cosa che invece la cosa frustrante quando magari ti alzi la mattina e vai a lavorare è che non si capisce come poi io possa fare qualcosa, cioè nel senso come l'italiano può far sentire la sua voce, come l'italiano può da un certo punto di vista farsi sentire, ma insomma poi staremo a vedere come di pancia voteranno alle elezioni. Prima di salutarci le chiedo, abbiamo raccolto dalle sue dichiarazioni quella sui rifiuti circa una settimana fa, dovrebbe cambiare qualcosa anche da questo punto di vista per quanto riguarda la nostra regione. Sappiamo che è competenza della regione, ma poi anche una voce importante è quella del sindaco di Roma. Come si risolverà, se si risolverà secondo lei questa questione? Guardi, io l'ho detto più di un anno fa. Un anno fa dissi che non cambiava niente, che c'era appunto questo accordo tra i partiti, anche qui purtroppo trasversale, per mantenere tutto in stallo fino alle elezioni politiche, e così è stato. Così è stato, e purtroppo ci ritroviamo appunto una regione che è al limite della sopportazione di questi rifiuti. Abbiamo un commissario, abbiamo avuto dei prefetti che
non hanno risolto il problema, o perché non sono esperti della materia, o perché appunto sono stati circondati da persone che non gli hanno fatto capire un granché. Noi dobbiamo appunto reagire, cioè deve reagire la popolazione. Io vado a Ariano proprio come esempio di una battaglia condotta dai cittadini per trovare una soluzione alternativa, ma glielo abbiamo detto, cioè, se c'è un porta a porta che funziona, se c'è una raccolta differenziata che funziona, deve funzionare. Oggi vediamo sui giornali che a Trastevere, dove è iniziata la raccolta differenziata, gli orari dei camion che devono raccogliere la differenziata non arrivano nei tempi stabiliti, e le buste colorate di tutti i colori aumentano, cioè si ammucchiano in mezzo alla strada. Deve iniziare una crescita culturale, non dei cittadini, perché i cittadini sono pronti a fare qualsiasi cosa pur di risolvere il problema dei rifiuti, è lo Stato. Oltre al fatto che non toccherebbe a loro, senso perché pagano le tasse, delegano qualcun altro che è lo Stato. Sia il Comune di Roma che la Regione hanno nicchiato, si sono passati la palla. Perché? Perché dovevano dare le proroghe a Malagrotta, perché dovevano comunque riempire il tal quale e non risolvere quel problema che l'Europa ci ha chiesto, che l'Europa ci sta facendo pagare con multe salatissime. Ecco, noi anche di quello disattendiamo una volontà sia dell'Europa che del cittadino, che, ripeto, è pronto a qualsiasi tipo di forma di raccolta, purché non veda Roma tra 20 giorni o un mese, come dichiara anche il commissario, riempirsi di rifiuti. Vale. Questo non è giusto, non è onesto, bisogna risolvere il problema in questi 20-30 giorni, quando la Regione Lazio appunto sarà governata, me lo auguro, da Zingaretti, e poi andiamo alle urne anche per Roma. Io anche lì mi candido alle primarie, perché le idee chiare su queste cose ce l'ho, e speriamo appunto di cambiare questa città, perché ne ha veramente bisogno. Speriamo davvero, e lei ha detto i cittadini sono disposti, pronti a qualsiasi cosa. Noi abbiamo parlato per esempio con i rappresentanti della Valle Galeria, e con gente alla quale è cambiata la vita proprio per il fatto di doversi occupare di queste questioni, quando in realtà poi proprio il rappresentante, ora non ricordo il nome, rappresentante dei cittadini della Valle Galeria, ci disse appunto: io adesso parlo solamente, mi occupo solamente di questa vicenda, quando la mia vita di cittadino dovrebbe limitarsi a compiere, a svolgere il mio lavoro, che non è questo, e poi pagando le tasse dovrei essere rassicurato appunto che di queste questioni se ne occupi poi chi è preposto a farlo, e invece adesso appunto devo farlo io e non dovrei, insomma la vita gli è cambiata. Speriamo appunto che le istituzioni, la politica riescano a riprendere il ruolo che hanno ormai dimenticato, insomma questo lo prenda come uno sfogo davvero. Io le faccio l'in bocca al lupo ovviamente per le prossime elezioni, e grazie ovviamente per il collegamento e per la chiacchierata. Grazie a voi, a presto. Grazie al senatore Stefano Pedica, che è candidato alla Camera del Lazio, Centro Democratico, il movimento guidato da Bruno Tabacci. A tra poco.